presentazione per Tiburno.tv della società Spesse Casali, una società che già esisteva sul territorio, ma sotto questo aspetto da oggi comincia un po' un anno zero, un pieno restyling, una nuova organizzazione, nuove notizie, tutte molto importanti. Il presidente Luigi Castelli, allora Castelli, Spesse Casali, un tuo progetto che ci hai sempre creduto, e credo che oggi tu possa essere molto soddisfatto perché la società è cresciuta molto. Credo ancora a questo progetto, già da 5-6 anni, quindi continuiamo a combattere per mandare avanti questo progetto con l'aiuto di qualche supporto, ecco. Tu hai sempre vissuto di calcio? Sì. Da quanti anni che insegni calcio? 18 esattamente. 18 anni di calcio, questa volta vuoi fare il profeta in patria? No, no, non voglio fare il profeta, vorrei realizzare un sogno dove un bambino esce da Spesse Casali, un futuro calciatore. Formato e vincente e professionista. Sì. E un giorno dirà, dice, io stavo con la presidente Luigi Castelli. Con Gigi Castelli. Grazie. Prego. Ed ecco qui, invece abbiamo Giuseppe Orlando, che è il direttore generale della società. È un dirigente che comunque sia, per tanti anni sei stato nel calcio come scouting. Sì. Allora, Giuseppe, che prospettiva di crescita vedi per questa Spesse Casali? Prospettiva, come testimoniano, diciamo, come testimonia la gente che c'era oggi, è sicuramente molto, molto alta. Quindi sicuramente c'è, mi ha fatto capire che c'è l'apporto e la voglia di tutti per cercare di crescere e migliorarci quotidianamente. Faccio un ruolo, mi occuperò di un ruolo che praticamente è la prima volta che lo faccio, mi sono sempre occupato, come dicevi tu, della parte scouting, e però ho ho tutto secondo me per avere un nuovo ruolo, certo, stimoli per poter far bene, per far crescere questa società, anche perché poi tu hai anche le competenze importanti. Allora, direttore tecnico invece lo vogliamo presentare? Nome e cognome? Lorenzo Monteferri. Allora, Lorenzo Monteferri, direttore tecnico. Allora, ci sono già dei bambini qui con la Spesse Casali. Bambini che comunque sia dei gruppi già formati. Vogliamo dire un panorama di questi ragazzi? Allora, noi partiamo dalla categoria dei ragazzi più grandi, che sono la categoria degli allievi. E gli allievi sono gestiti dal mister Roberto. Io chiamo per nome perché la nostra è una famiglia, non è molto formale, e i ragazzi svolgono un torneo di calcio 8. Poi c'è la categoria della quale mi occupo io, che è quella dei giovanissimi, 2003-2004, anche loro fanno parte di un torneo 8. Poi andiamo sulla categoria sui ragazzi un po' più piccolini. Partiamo dalle due categorie 2007-2008, che sono gestite da mister Saul e mister Fabrizio. Poi abbiamo la categoria dei 2009, anche 2008 un po' meno preparati, ma perché? Meno preparati perché si sono avvicinati al calcio in questo momento da pochi mesi, e sono gestiti da due nuove proposte, che sono Federico e Nader. E poi ci sono i più piccolini, che sono i più belli, diciamo, della scuola calcio, che sono gestiti da Maurizio. Ecco, il direttore, anche, sì. È anche la persona più adulta, quindi il più adulto che prende cura i più piccolini, dei più piccolini, sì. Estremamente importanti. Ecco, direttore, dove si svolge l'attività della Spesse Casali? Quali campi? L'attività della scuola calcio si svolge prevalentemente presso il centro sportivo della Mezzaluna. È un centro sportivo ben organizzato. Abbiamo due campi di calcio a 8, un campo di calcio a 5, e una struttura comoda perché ha la possibilità di parcheggiare, quindi comunque il problema del parcheggio non esiste. Questa struttura, e in questa struttura siamo ospiti il nostro collaboratore, tra virgolette collaboratore, che è Fabio, e Fabio che comunque gestisce tornei molto importanti in questa zona, quindi è una persona molto conosciuta, e grazie a lui noi abbiamo la possibilità di utilizzare questo centro sportivo. Grazie direttore, grazie al direttore generale Orlando, grazie al presidente Luigi Castelli, in bocca al lupo alla Spesse Casali, grazie. Grazie.